Ciao a tutti, io sono Miria e benvenuti nel mio canale. Qui potete trovare video dedicati principalmente alla moda curvy plus size, con video di consigli, video di styling, video lookbook, video haul, come quello di oggi. Quello di oggi è il video haul del mese di maggio. E incominciamo senza ulteriori indugi, vi mostro qualche capo che mi è stato mandato. I primi che vi mostro mi sono stati mandati da il brand Meteor Made in Italy. È un marchio di cui vi ho già parlato varie volte in passato, è appunto Made in Italy e produce sia taglie regular che taglie conformate fino alla 58, mi pare. Io ho scelto alcuni dei loro capi della collezione estiva, in particolare questa blusa, che era quella che avevo addosso nell'ultimo video. È molto carina perché è di viscosa 100% morbidissima, estremamente confortevole, blu elettrico bellissimo, ma era disponibile in tantissimi colori. Ha il taglio kimoncino e ha questo dettaglio della manica che però non è regolabile, cioè nel senso c'è proprio l'elastico per cui in realtà è fissa così, diciamo, non è che puoi tirare su o giù la manica, però è molto carina, ha in fondo il fascioncino con lo spacco e è molto 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 comoda. Io l'ho presa da indossare con questo completo. In realtà le giacche e pantalone non vengono venduti insieme, cioè non vengono venduti come completo, ma separati. Per cui volendo potreste scegliere anche due taglie diverse, cosa che ho fatto io perché mi pare che ho la 49 del sopra e la 51 del sotto. Allora, vi faccio vedere innanzitutto il sotto. Anche questi completi erano disponibili in vari colori. Ho scelto questo verde che effettivamente ora riguardandolo è molto molto acceso, è bellissimo, però forse molto molto acceso, però è comunque bello. 100% cotone, super e leggermente elasticizzati, ma poco, quindi no, non tenete conto che siano elasticizzati, diciamo che serve più che altro per il comfort. Il pantalone ha il fascino davanti fisso, che a me piace di nuovo, tutte le volte che trovo dei pantaloni fatti così lo dico, ma ha il fascino fisso e dietro l'elastico. Mi piace questa cosa, l'elastico su tutto il fascione non mi piace molto perché mi dà l'idea di essere meno rifinito, invece così mi piace perché davanti rimane pulito, diciamo, quindi come se fosse proprio un pantalone normale, mentre dietro ha l'adattabilità dell'elastico e quindi può vestire, cioè veste bene. Questo non ha le tasche, se non mi ricordo male, no. In fondo ha i bottoncini decorativi. La lunghezza comunque è ottima, io l'ho indossato piegandolo semplicemente, però la lunghezza è ottima. Cotone, molto comodo, ha la gamba dritta, c'è un po' a sigaretta, quindi non è di quelli larghi, ma segue bene la figura. Piace, è molto carino. La giacca, anche lei in cotone, non è foderata, per cui è perfetta per la mezza stagione, per l'estate, come magari giacca estiva da buttare su, o anche proprio come completo, magari se avete bisogno di un'occasione, avete bisogno di un completo, questo potrebbe essere un'ottima alternativa proprio perché comunque è in cotone ed è fresco, bello rifinito dentro con lo sbieco, ha delle spalline non troppo grosse, però abbastanza. Insomma, per dare un po' forma, due bottoni e le tasche, molto bellino anche questo, mi piace parecchio. Non so se è ancora disponibile il codice sconto che mi avevano dato tempo fa, Miria10 per il 10% di sconto. Se lo è, verifico e se lo è, ve lo scrivo nell'info box. Vediamo, però è comunque molto carino. Appunto, un brand italiano, Made in Italy, per cui ottima qualità, bellissimi tessuti e colori pazzeschi. Non so, ho fatto la nuova collezione piena di colori che io adoro, adoro tantissimo. Poi passo a Ulla Popken, guarda ancora del verde. Ulla Popken è un marchio tedesco con cui sto collaborando su Instagram principalmente da tanto tempo e mi fa piacere comunque farvi vedere anche qui i capi che mi vengono mandati perché la qualità è veramente ottima. Anche i prezzi sono abbastanza medi, cioè non è proprio economicissimo, però la qualità è veramente veramente alta. In più veste fino a taglie come anche la 68, 64, 68, alcuni fanno addirittura fino alla 70, quindi comunque se avete bisogno di abiti che vestano bene, che siano di buona qualità, dateci un occhio perché trovate di tutto, qualsiasi cosa. Tipo le cinture, questa mi piace molto perché è un colore rosso intenso che è uno dei tonalità di rosso che a me più piace, ma mi piacciono tutti i rossi in realtà. Di scamosciata di pelle e con la fibbia dorata, molto bellina, molto passepartout secondo me, questa poi benissimo anche nella mezza stagione d'inverno, tutto. Io ho preso taglia 115. Rimanendo in tema rosso, ho preso anche un paio di sandali. Questi sono
hula pumpkin, se cercate sandali con la pianta larga o stivali con il gambale largo, dateci un'occhiata, perché appunto li hanno apposta per vestibilità un po' più grandi. Questa ha la pianta larga, vestibilità comoda. Avevo un po' paura che questa parte qua mi sarebbe stata un po' stretta. In effetti è a pelo, diciamo che se mi si gonfiano un po' i piedi, però ha questa parte di elastico qui che si adatta bene, e il cinturino che ferma bene il piede. E è abbastanza alto, se avete il collo del piede alto potrebbe darvi fastidio. Il tacco comunque è un ottimo tacco, sono in gomma e sopra in pelle. Io ho preso un 39, classico 39, però molto bello questo rosso, mi piace molto, un po' come si dice, quilted, tipo imbottito. E c'erano anche marroni corda, che era un colore che mi piaceva molto, su cui stavo meditando, e mi pare anche nere, forse anche bianche, non mi ricordo, però io l'ho preso il rosso perché a me piace il colore. Altro paio di pantaloni, sempre verdi, perché ultimamente ci sto in fissa con questo colore. Questo verde devo dire che tra l'altro mi piace, sta molto bene anche come sono vestito adesso. Questo forse è un pochino più nelle mie corde, questo è un verde un pochino più spento e un po' più smeraldo, molto bello anche questo. Anche questi pantaloni hanno la stessa cosa che dicevo prima, però in più hanno la cosa della patta, che a me piace in realtà, perché sei più un po' più rifinito secondo me, e dietro hanno il fascione, quindi di nuovo molto molto comodi. Tasche dal lato, sono in 100% lino, quindi perfetti per l'estate. Questi vanno giù larghi e abbastanza lunghi, quindi con il tacchetto, con i sandali sono di lunghezza perfetta, senza, sono, toccano un po' per terra. Avevo pensato di andarli a accorciare, in realtà poi li ho provati anche con le scarpe da ginnastica, e sì, un centimetro struscia, però penso che fa lo stesso, li terrò così, perché comunque non mi dispiace che siano un po' abbondanti sotto e poterli mettere anche con i tacchi. Molto belli, molto versatili, abbinarci, ma anche no, perché in realtà io appunto quando scelgo i capi di hula pumpkin lo faccio pensando a degli outfit poi da pubblicare, però insomma ovviamente poi le cose le metto anche in altri modi, però ho pensato di abbinarla a questa tunica, che non sono, cioè non nascono insieme, ma il colore è perfetto. E questa è una camicia di cotone in sangallo, infatti c'è tutti i buchini, molto bellina, con la manica a tre quarti e il pizzino. A me un po' tutte le camicie di hula pumpkin tendono a essermi un pochino strette di braccio, cioè vestono tantissimo molto bene di busto e fianchi, ma per me il giro manica è sempre un po' un problema, perché io ho la manica abbastanza, il braccio abbastanza largo, grosso, quindi quello magari tenete conto quando fate degli acquisti, però comunque hanno delle politiche di reso molto convenienti. So che qualcuno in passato mi ha detto che i capi non arrivano, purtroppo lavorano molto col preordine e soprattutto nelle scarpe, e quando fate un ordine può essere che le cose non vi arrivino tutte insieme. A me è capitato anche in distanza di tempo che mi venisse annullato l'ordine perché il capo poi non era arrivato e ci volesse un pochino. Però guardate sempre nelle indicazioni del quando fate l'ordine, se vi dice che il capo è disponibile in 3-5 giorni, in genere vi arriva subito. Comunque niente, molto carina, questo ho detto 100% cotone, ha il taglio in vita, poi sotto va un po' più larga. Se vi piacciono gli abiti corti, questo potrebbe fare anche da abito, per me è un po' troppo corto, però credo che sia un ottimo prendisole, cioè da utilizzare sopra i costumi, tenuto appunto aperto magari. Molto carino questo mi garba molto così. Poi passiamo a parlare di costumi. Ho fatto un articolo sul blog dedicato a brand italiani, made in Italy, che fanno costumi curvi plus size, ve lo lascio nell'info box se volete dare un'occhiata. E ho citato Tiramisu Beachwear, che è nato da pochissimo. Il brand è stato tanto carino, poi da moglie mi mandare uno dei loro costumi. Io non ho scelto il modello e il colore, hanno fatto tutto loro, ma hanno azzeccato pieno. Gli avevo detto semplicemente che volevo un due pezzi e colorato. Loro mi hanno mandato, in realtà i loro costumi sono tutti componibili, nel senso che hanno, mi pare, un intero, un modello di intero, due modelli di reggiseno e due modelli di slip. E loro mi hanno mandato questo qua per il sopra, che non mi ricordo qual è il modello, il
No, non c'è scritto, non mi ricordo. Comunque, l'altro era fatto più a bustier. Io ho preso tutte ed una 54 dando la mia taglia normale, però avevo visto la tabella taglie sul sito e non è che ci mi ci fossi ritrovata tantissimo. Quindi su questa cosa magari sentite direttamente da loro se volete scegliere la taglia giusta, oppure scegliete la taglia che utilizzate di solito in Italia. Comunque mi sembra che vestano comunque abbastanza bene. Io tra i due avrei potuto prendere una taglia in meno di reggiseno, ma perché comunque non ho tanto seno e questo non ha ferretti o coppe performate, o meglio, la coppa ce l'ha ma si può togliere, e invece avrei potuto prendere una taglia in più di slip, ma ve ne parlo dopo. Allora, questo secondo me è molto, a parte il colore è bellissimo, piace da matti, questo viola intenso, bellissimo. Ha le spalline regolabili, che per me è un'ottima cosa perché comunque riesco a tirare abbastanza su in modo che copra bene senza che sembri troppo largo. E poi ha quattro posizioni per chiuderlo su dietro in modo da poterlo stringere di più a livello del busto. Tutti foderati, completamente foderato, la coppa performata dentro si può togliere, io subito non l'avevo notato, ma c'è qua un taglietto da cui si può togliere la coppa performata. Molto carino, questo costume è veramente bello, mi piace molto la fattura, mi piace molto il tessuto, questa licra molto bella. Lo slip, non mi ricordo neanche qui il modello, comunque quello che ha le rouge, anche questo comunque sono slip dalla vestibilità diciamo media, nel senso che non sono vita bassissima, cioè quelli che vi coprono solo il necessaire, ma non sono neanche quelli a obelix, cosa che io in genere però preferisco. Questo è molto carino, per i miei gusti è un filino troppo a vita bassa, nel senso che io ho uno scalino nella pancia che in genere mi fa un po' da paranoia e preferisco coprirlo. Me la faccio andare bene, nel senso che a una certa chi se ne frega, è molto carino come costume, quindi va bene. C'è la possibilità appunto di alzare o abbassare con il laccetto il fianco, copre bene dietro, quindi comunque ha una bella copertura del sedere, e è molto carino, è molto elasticizzato, anche questo tutto foderato. Questo forse avrei potuto prendere una taglia in più, se non altro appunto per dare un pelo più di copertura magari sul davanti, però comunque sono molto elasticizzati, sono costumi di base, e molto bellini. E appunto, quindi, se cercate un costume due pezzi made in Italy, ma abbastanza basico, ma ho visto che di alcuni modelli nella parte sopra hanno introdotto anche delle fantasie e anche dei caftani, dateci un'occhiata, vi lascio come tutto il link nell'info box. Ah, tra l'altro ci tengo anche a farvi vedere che tutti i singoli pezzi arrivano dentro a delle buste di carta brandizzate, che secondo me è una cosa profumata, tra l'altro è una cosa molto carina. Ultimo capo che vi mostro, questo di Nico Abbigliamento Calzature, che è un negozio che io conoscevo perché ne ho un punto vendita relativamente vicino a casa dei miei, però da cui non sapevo che avessero anche la linea, anche una sezione per le linee curve e plus size, curvi plus size. Sono rivenditori, quindi non hanno il loro marchio interno, ma vendono capi appunto sul loro sito principalmente, non so, anche nei negozi, nel sito sicuro, e per cui anche le taglie sono un pochino diverse, nel senso che comunque ho dato un'occhiata ai capi, ci sono alcuni capi che hanno delle taglie in un modo, magari quelle europee, alcune ce le hanno in italiane, un po' così. Questo è stato un PR package, per cui io non sapevo cosa mi avrebbero mandato, io ho dato la mia taglia normale, la 54, e mi hanno mandato questo, che è bellissimo, è del marchio Benoit, che è un marchio made in Italy, che avevo già sentito ma non avevo mai provato niente. È bellissimo, questo veramente c'ha questo mix di colori, mi piace da matti. Forse non sono super al 100% convinta della manica su di me, però va bene, insomma, anche perché secondo me può essere un ottimo capo per il layering, quindi magari mettendo sotto qualcosa. Ho un lavaggio di cani sotto casa. Ha la sua fusciacca, che io comunque con i passanti io comunque sostituirò probabilmente con una cintura normale, cioè una cintura di pelle. Dietro ha il bottoncino, ma tanto io riesco a aprirlo anche senza. E poi ha anche questa cosa qua, che sono molto carine come tocchi, il coso
del marchio. Molto bello, svolazzante, tagliato da, per cui ha proprio lo svolazzo facile. Molto carino, questo mix di colori più lo guardo e più lo adoro. Seriamente. Poi mi hanno mandato un paio di sandaletti. Devo dire la verità, io in genere questo genere di sandali un po' ci sto alla larga, ne faccio adesso uno, perché ho paura che il laccio mi sia sempre stretto. Effettivamente è un pelino stretto, però riesco ad allacciarlo al buco più largo senza fare problemi, senza che mi dia problemi, e quindi penso che ci andrò magari semplicemente a fare un buco in più, perché comunque non tira, è solo un effetto ottico, non dà fastidio. La pianta è a larga perché comunque è quadrato e questo veste bene, quindi il piede mi ci sta bene senza essere troppo schiacciato. Il tacco non è altissimo, per me non è proprio l'ideale perché io comunque non sono molto stabile su questo genere di tacchetti sottili, però comunque è comunque una scarpa passepartout, secondo me molto carina per l'estate, magari anche per cerimonie, molto bellina. Finiamo l'abbigliamento con due capi che ho, due cose che ho preso su Vinted. Uno sono queste scarpe. Vabbè, aspetta, me ne faccio vedere un paio solo. Allora, sono carini, non lo so, cioè, ho questo, da una parte dico, ma, boh, dall'altra dico, belle, in pelle, marchio, danna, e mi piaceva molto che ha questa punta super lunga, quadrata, molto attuale, che fa un po' anni 90, e poi ha il laccetto con il velcro, perché mi sono detta così, se per caso dovesse essere stretto riesco a regolare il velcro in modo che non mi tiri. In realtà, anche chiuso bene come dovrebbe essere, non dà problemi. E niente, le ho trovate appunto su Vinted, tra l'altro erano anche risuolate qui, molto carine. Devo dire la verità, ancora non le ho messe perché sono un po' particolari, cioè nel senso, sono molto basic, però proprio perché hanno un po' quel feel un po' vecchio, devo capire bene come indossarle, però sono molto carine. L'altra cosa che ho preso da su Vinted, incredibile nero, è questo specie di camicia blazer che purtroppo è un mezzo fail, nel senso che mi è un pelo stretta, proprio un pelo stretta di braccia qui in questa parte. Devo capire appunto se me la metto comunque, no, adesso probabilmente non ora. Io l'avevo preso come idea di utilizzarla anche come giacca estiva, però non sono sicurissima. Però mi piaceva molto perché adesso col nero non si vede tantissimo. Il davanti fatto tutto smerlato e poi ha questi bottoni veramente belli. Mi piaceva molto come cosa. È una 52 ed è una capo di Pierre, non so, comunque dovrebbe essere tipo francese. Che carina, molto particolare, devo capire di nuovo. Tutte le volte che mi lascio coinvolgere da queste cose vintage, devo poi capire come indossarle per cercare di modernizzarle un pochino, però... Vabbè, nero. Mi fa strano che l'ho presa nero, ho preso qualcosa di completamente nero. Infine, l'ultima cosa che vi mostro sono dei gioiellini che mi sono stati mandati da una ragazza che alcuni li fa a mano, altri semplicemente li rivende. Mama non mama. E anche qui non ho scelto io, cioè io gli ho dato un po' un range delle cose che faceva che mi piacevano, poi lei ha scelto per me e ci ha azzeccato in pieno. Sono tutti in acciaio anallergico, quindi anche per chi ha problemi con il nickel non è... Insomma, con questo non è un problema. Mi ha mandato questo girocollo con la letterina Miria, di M di Miria, con i brillantini alla rovescio. Brava Miria. Così. Ecco. È giusto? No. Ma allora, vabbè. Così. Sì, no, era giusto. Oia, posso fa? Con la lettera, che ovviamente è personalizzabile, e poi tutti i cristallini, tutti super colorati, molto bella. E poi questo paio di orecchini dorati e smaltati arancio. Ha scelto un colore azzeccatissimo perché li sto usando un sacco. Hanno anche una chiusura molto intelligente, tra l'altro, molto carini. E niente, questo è stato il mio haul del mese di maggio. Fatemi sapere cosa è la cosa che avete visto che più vi ha interessato. Spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, ciao.